Bene ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Addicted to Fly, io sono Alessandro. Oggi faremo un video riguardante l'Absan H501SS, il mio Absan che ho distrutto, e quindi provvederemo al cambio del corpo della macchina. Ma prima, sigla. Allora, la prima operazione che andremo a fare è quella di montare il modulo FPV con la camma sulla base del drone. Quindi l'inserimento della camma è a incastro. Quindi in questo modo. Qui poi andremo a siliconare con la colla a caldo per fermare la camma. Poi andremo a regolarla e a fissarla con la sua basetta. Questa operazione e poi inseriremo le tre viti qua. Ora andremo a posizionare la scheda principale del drone con gli esche e i motori sulla base. Fissiamo la scheda. Le viti sono 4, 1, 2, 3 e 4. Montata la scheda madre, lasciate liberi i motori e andremo a posizionare, infilandolo sotto i bracci, i quattro LED. 1, 2, 3 e 4. Ricordate che hanno due misure. Abbiamo due cablaggi con due misure, uno più corto e uno più lungo. I corti sulle braccia anteriori, i lunghi sulle braccia posteriori. Infileremo qui nell'asola e lasceremo smontato, così per tutte e quattro le braccia.
Allora, una volta infilati i quattro cablaggi dei LED all'interno delle ASRE, andremo a collegare i quattro LED in queste quattro porte. Quindi troverete comunque la scritta LED attorno. Quindi sono 1, 2, 3 e 4. Mettiamo il primo. Così per gli altri 4. Una volta collegato tutti e quattro i connettori, ricordatevi di mettere una punta di colla a caldo affinché con le vibrazioni i connettori non si distacchino. Poi ricordatevi che di collegare il connettore della scheda del modulo FPV, del modulo CAM, sul proprio connettore della scheda madre. E adesso andremo a sistemare i fili all'interno delle braccia. Quindi fate attenzione a non far capitare i cavi sugli innesti di plastica che andranno a chiudersi con quella parte superiore del drone. Quindi sistemate bene gli ESC. In questo modo. Questo, come vedete qui, ci sono due incastri che andranno a chiudersi con la parte superiore, quindi fate in modo che siano liberi. E andate a puntare con una vite il motore, giusto per non farlo muovere. Quindi in questo modo farete lo stesso lavoro per le restanti tre braccia. Terminato il passaggio dei cavi, se avete la necessità andate a mettere un po' di colla a caldo per bloccare i cablaggi affinché poi non capitino in zone che non dovrebbero capitare. Successivamente avete da fissare la porta micro USB. Andremo a mettere nella sua posizione. Allora, la micro USB va inserita qui, tenendo presente che va inserita prima della sistemazione dei cavi di questo braccio, perché altrimenti non potete inserirla. Quindi inserite la micro USB e poi andrete a risistemare il cablaggio del braccio posteriore. Ora andremo a sistemare l'antenna della
trasmissione video in 5.8 GHz andrà in questo senso, girata in avanti e inserita all'interno del piede destro anteriore, in questo modo. Ora la parte sottostante è terminata, andiamo a sistemare la parte della scocca superiore. Dovremo andare a posizionare il modulo GPS e il modulo della bussola, del compass calibration. Quindi inseriremo prima questo, in questo modo. Ricordatevi che trovate due vite che sono ottonate. Questo è fatto in modo tale da non disturbare i segnali della bussola, quindi utilizzerete queste due viti ottonate per fissare il modulo del compass. In questo modo, anche per la seconda. Una volta posizionato il modulo della bussola, andremo a posizionare il modulo del GPS. Quindi questo sarà rivolto verso il basso. Con il cablaggio verso l'anteriore. Lo posizioneremo le quattro viti. Una volta posizionato le quattro viti sul modulo GPS, andremo a isolare con un po' di nastro adesivo questa parte. Una volta isolato con un nastro isolante la parte, potremo andare a riassemblare la parte superiore con la parte inferiore del drone, ricordandoci sempre di attaccare i cablaggi del sensore della bussola e del GPS. Ora possiamo richiudere. Facendo sempre attenzione a non far capitare i cavi all'interno delle guide. Caso. Se qualcosa non va, non forzate, riaprite. Da chiudere la parte sotto.
così per tutte le viti. Una volta inserite le 8 viti sulle braccia, ricordatevi che abbiamo ancora da fissare i 4 motori, quindi finiremo di fissare i 4 motori con i relativi perni. Ultimato la procedura di fissaggio dei motori, quindi con le 4 viti per ogni motore e poi una delle 4 viti più piccole qui agli angoli delle braccia, andremo a fissare adesso il, chiamiamolo carrello d'atterraggio, cioè la basetta del drone che appoggia per terra, e quindi andremo a fissare i LED all'interno e successivamente chiuderemo il piede del drone in questo modo. Serrate bene, molto serrato, qui chiudete. Questa operazione è ripetuta per tutti i piedi. Terminate le operazioni di montaggio dei 4 piedi, il drone è pronto. Quindi andrete a montare le eliche. Accendete il radiocomando. Naturalmente io qui ho effettuato la modifica del radiocomando, trovate il video nella scheda qui sopra. Accendete il drone. Aspettate un attimo, ecco, chiede la calibrazione della bussola, quindi procedete alla calibrazione, adesso verticalmente, ecco qui. Quindi questa era la sostituzione del corpo, quindi della scocca del drone Absan H501SS. Come sempre, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere gli altri video, condividete il video, ciao da Alessandro, alle prossime!